Onorevole, la condanna per poco più di 3 anni per il marocchino che ha investito Beatrice Papetti riporta ad attualità l'omicidio stradale. La Lega Nord che cosa pensa? La Lega Nord ha depositato da tempo una proposta con la quale chiediamo che venga riconosciuto una nuova fattispecie di reato che è quello di omicidio stradale, e cioè chiediamo che chi guida sotto l'effetto di droga o di alcol e uccide e si mette alla guida e uccide una persona guidando l'automobile o comunque un veicolo, a questa persona sia contestato la volontà di aver causato l'omicidio, e quindi prevedendo sicuramente delle pene di gran lunga maggiori rispetto a quelle che oggi vengono comminate a normativa e a legge vigente. La condanna a soli 3 anni, a poco più di 3 anni per il marocchino che ha investito e ucciso Beatrice Papetti è una vergogna. È una vergogna anche perché, nonostante i proclami prima del ministro Cancellieri e poi dell'attuale presidente del Consiglio, e cioè quello di mettere mano a una modifica della legislatura oggi in vigore affinché questo reato venga riconosciuto come tale e perseguito e punito come tale, beh, nonostante i proclami, non siamo addivenuti a nulla al momento. E riteniamo che sia veramente vergognoso che per una vita spezzata una persona paghi con una pena così irrisoria. Vale la pena di ricordare ai telespettatori che il personaggio che si è macchiato di questo omicidio ha cercato di far perdere le proprie tracce e si è consegnato solo quando ormai il cerchio delle indagini si era chiuso intorno a lui. Quindi non vi è stata da parte sua nessun tipo di ravvedimento allora, e oggi quel ravvedimento di cui parlano i giornali è assolutamente tardivo e direi boh, forse strumentale o funzionale alla pena irrisoria che ha ricevuto.